Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. L'argomento di oggi è i miei profumi autunno-inverno. Quindi vi mostreremo tutti i profumi che ci piacciono e che noi utilizziamo in queste due stagioni, che sono appunto l'autunno e l'inverno. Come al solito in info box trovate tutti i riferimenti, quindi il link del gruppo Facebook, il link dei canali che partecipano alla collaborazione, quindi vi invito ad andare a vedere anche i loro video e in particolare troverete anche tutti i profumi che io oggi citerò nel video, quindi quelli che sono magari reperibili online, che potete acquistare magari su Amazon o da altre parti, e i nomi di quelli che io ovviamente vi nomino, perché magari qualcuno è interessato o volete provare qualcosa e quindi trovate tutto giù in info box. Volevo partire da quello che è il mio preferito, ossia il J'adore. Io in info box vi lascio i riferimenti sia dell'originale che dell'equivalente, però in questo caso vi faccio vedere l'equivalente perché non ho con me l'originale, perché questa volta anziché prendere l'originale ho preso l'equivalente. Vi lascio la foto di quello originale. Questo è l'equivalente, che comunque ha un packaging carino con questo tappo quadrato che a me piace tantissimo, e questo è un profumo che io utilizzo veramente sempre, 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 quindi è proprio il mio profumo, è quello che io associo proprio a me. Quindi se mi chiedete qual è il tuo profumo, il mio profumo è il J'adore, mi piace tantissimo, è quello che sento comunque più compatibile anche con la mia personalità, quindi sicuramente è un profumo che davvero è mio e mi piace tantissimo. Tuttavia ne utilizzo anche altri, ce ne sono anche altri che mi piacciono. In particolare mi piace molto il profumo Chanel numero 5, vi faccio vedere una foto perché non ce l'ho qua, perché in realtà è un po' di tempo che non lo compro, che non lo uso, però un pochino di tempo fa l'ho utilizzato per un po' di tempo e devo dire che mi piaceva molto anche Chanel numero 5. È un profumo più sofisticato, forse più particolare rispetto al J'adore. Io l'ho sempre sentito un pochino più sofisticato, però ovviamente queste sono delle opinioni soggettive, perché quando si parla di profumi, secondo me non si può dare un'opinione oggettiva, perché se c'è una cosa che veramente va a gusto personale sono proprio i profumi, quindi è anche difficile poi descrivere l'essenza di un profumo, almeno per me è difficile descrivere un profumo. Quindi insomma sono cose personali, però Chanel numero 5 io lo sentivo sofisticato, però è un profumo che comunque mi piaceva e quindi ogni tanto ho utilizzato e continua in realtà a piacermi. Quindi non escludo magari di andarlo a ricomprare in futuro. Un altro profumo che io adoro è il Figee, vi lascio la foto perché è il profumo che usa mia mamma, quindi io non ce l'ho qua, ce l'ha lei a casa, però anche quello è un profumo che veramente mi piace tantissimo e che io associo a mia mamma. Quello è proprio il profumo della mamma e su questo non si discute perché lei lo usava già quando io ero piccola, pensate, non volevo andare all'asilo, piangevo disperata, facevo delle scene allucinanti per non andare all'asilo. E lei per invogliarmi, per farmi capire comunque che non mi avrebbe abbandonata e che io l'avrei trovata poi all'uscita dell'asilo, mi dava un fazzolettino con il suo profumo dentro. Quindi io mi ricordo, per quello che posso ricordare di quell'età, però comunque ricordo che ogni tanto aprivo questo fazzolettino e sentivo questo profumo, che era proprio il profumo della mamma, quindi in qualche modo questo un po' mi consolava. E poi devo dire che negli anni ho continuato ad apprezzare tantissimo quel profumo, un po' perché lo associo a mia mamma, ma perché in realtà è anche un profumo buono, secondo me, molto particolare, ha una profumazione particolare. Però io lo trovo veramente, veramente buono. Un altro profumo che mi piace veramente tantissimo è quello che ho trovato l'anno scorso nel calendario dell'avvento Bottega Verde. Si tratta dell'Eau de Toilette ai petali di vaniglia. Eccolo qua. Questo è il profumo nel bottiglino di vetro. L'ho usato poco, ma devo dire che ha un'ottima resa perché dura sulla pelle comunque abbastanza. È molto delicato come profumo, ha diciamo un'essenza che rende la pelle
delicatamente profumata senza essere troppo forte, però tutto sommato ha anche una durata buona. È un profumo vellutante, particolare, tra l'altro è quello che io sto indossando in questo momento perché per fare il video ho pensato, vabbè, mi metto un po' di profumo e anziché il solito profumo J'adore mi metto un profumo che uso meno ma che comunque mi piace, appunto ho scelto questo. So che voi non lo potete sentire perché ovviamente dalla telecamera non posso trasmettervi il profumo che ho. Però fidatevi, ho comunque questo ed è buono perché comunque nonostante io ne abbia messo poco e l'abbia messo soltanto così sul collo, riesco comunque a sentirlo, quindi vuol dire che è un profumo buono che tutto sommato ha un'ottima resa. Adesso volevo parlarvi anche di due profumi che sono da uomo, non tanto perché io li utilizzi, ma perché li utilizza il mio compagno e sono profumi che comunque mi piacciono. Infatti, per l'occasione mi sono anche messa la collana a forma di cravatta, ho detto così almeno parlo anche di profumi da uomo. Ve ne parlo perché siccome il video chiede di parlare di profumi non solo che utilizziamo ma anche che ci piacciono, ho pensato di darvi un'opinione femminile su due profumi che sono da uomo. Quindi il primo è questo, è un profumo Adidas Victor League, questo qua, e devo dire che è un buon profumo. Questo, secondo me è un pochino dolce quando viene messo sulla pelle, quindi appena lo mettete è un pochino dolce, però poi tempo una mezz'ora, quando comincia a evaporare leggermente, diventa un pochino più, delicato e quindi diciamo che mi piace di più quando è trascorsa una mezz'ora rispetto a quando se lo mette proprio subito dopo. Però è un profumo comunque buono che lui ogni tanto ricompra, perché infatti vedete che adesso è pieno perché comunque lo ha ricomprato ed è un profumo buono che comunque insomma io reputo un buon profumo. Quello che però io preferisco in assoluto è il profumo da uomo Hugo Boss. Adesso io vi faccio vedere l'originale in foto e qui vi faccio vedere quello equivalente perché lo abbiamo preso equivalente perché comunque ha un costo abbastanza elevato. Questa è la scatola, l'abbiamo preso da Essence e questo è il packaging. È veramente carino, secondo me, in questo bottiglino così di vetro particolare. Abbiamo preso la versione più piccola perché comunque era anche più economica e perché i profumi Essence hanno veramente un'ottima resa. Io vi lascio in info box il link se per caso vi interessa provare un profumo Essence perché sono veramente fantastici, hanno una resa incredibile. Lui lo mette al mattino prima di uscire di casa, quando arriva a casa alla sera dall'ufficio dopo una giornata di lavoro, ha ancora il profumo come se l'avesse appena messo e sono sicura che non l'ha appena messo perché lo lascia a casa, quindi è impossibile che l'abbia messo da poco. Quindi vuol dire che dura più di 8 ore sulla pelle, quindi veramente provatelo. Inoltre mi permetto di darvi un'opinione femminile. Per i ragazzi all'ascolto, ovviamente, ragazzi, se volete fare colpo su una donna, mettetevi questo perché è fantastico. Io ve l'ho detto, poi fate voi. Adesso torniamo ai profumi femminili. Volevo farvi vedere tre oli profumati, quindi questa volta non si tratta di un profumo classico, quindi non nella sua classica formulazione di profumo, ma sotto forma di olio profumato. Però io li utilizzo tantissimo come se fossero dei profumi. Quindi io molto spesso mi metto un pochino di olio profumato magari sulle braccia, sulle spalle oppure anche sulle gambe e lo utilizzo proprio come se fosse il profumo. Quindi diciamo che per me tra olio profumato e profumo c'è differenza sicuramente perché sono due cose diverse, ma a livello della profumazione che utilizzo per il mio corpo non c'è poi tanta differenza perché li utilizzo in egual misura. Questo è spray, è un olio secco ed è al tè verde. Mi piace tantissimo la profumazione di tè verde. Questo è Spirito Verde come marca, me l'hanno regalato l'anno scorso, quindi credo che sia stato preso in una parafarmacia oppure in erboristeria, insomma un negozio di questo genere. Però è veramente buono e ha questa fantastica profumazione di tè verde. Ve lo faccio vedere meglio perché forse ero lontana ed è veramente buonissimo. Un altro olio profumato che io utilizzo tantissimo è questo alle mandorle dolci, questo qua. Questo è veramente buonissimo perché a me piace tantissimo sulla mia pelle la profumazione di mandorle dolci, quindi molto spesso io lo utilizzo.
Un altro olio un po' più sofisticato anche a livello di prezzo che utilizzo volentieri è questo che è J'adore, questo qua. Questa volta parliamo dell'originale, quindi non vi faccio vedere un equivalente, ma vi faccio proprio vedere quell'originale. Questo è un olio profumato buonissimo, adesso è pieno perché l'ho appena comprato, però è veramente veramente buono e io questo lo utilizzo anche un pochino come se fosse il profumo, perché intanto è il J'adore, quindi sapete che lo adoro, mi piace tantissimo. Ma poi perché comunque tra questo e il classico profumo J'adore sulla mia pelle poi non c'è tantissima differenza, quindi questo ha più resa perché essendo un olio ne basta meno e comunque prima di finire tutta la confezione diciamo che passa parecchio tempo, quindi ha più resa e comunque dura tanto sulla pelle, ovviamente sulla mia pelle, perché sappiamo che i profumi sono una cosa talmente soggettiva, talmente personale che è difficilissimo dare un'opinione che poi sia uguale per tutti. Diciamo che per il mio tipo di pelle, per il mio gusto personale, va benissimo anche in sostituzione del classico profumo. L'ultima cosa che vi faccio vedere è un profumo per la casa, anzi in realtà è un deodorante per la casa, però quando io lo spruzzo nell'aria dura talmente tanto, profuma talmente a lungo la mia casa che sembra che sia un profumo, quindi io veramente non riesco a trovare una differenza fra questo che è un deodorante e il classico profumo per la casa. Tra l'altro questo l'ho preso al discount, l'ho anche pagato poco e ha un'ottima resa. Tra l'altro lo sto finendo, devo ricomprarlo. La marca è Brix, sono questi classici deodoranti per ambienti. Credo di averlo preso al supermercato di più o forse al supermercato Ecom, comunque in uno di questi due, ed è agli agrumi e al tè verde. E questo è veramente buonissimo. Se non l'avete mai provato, provatelo perché è veramente fantastico. Almeno per quella che è la mia casa, le caratteristiche di casa mia, io non so se magari dipende da qualche caratteristica particolare, ma nel momento in cui io lo spruzzo nell'aria, poi dura veramente tantissimo, quindi rimane la casa profumata. Bene, questi sono i miei profumi, oli profumati, profumi, prodotti per la casa, insomma tutto quello che io uso per profumare sia l'ambiente che me stessa. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri profumi preferiti. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Mi raccomando, andate a vedere i video delle altre ragazze e ragazzi che partecipano a questa collaborazione e vi mando un bacio enorme.